Live Social. Amici di Radio News 24 e di Live Social, bentornati in nostra compagnia. Siamo questa sera con Davide D'Ambrosi e Stefano Rapisardo. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, siete titolari dell'agenzia immobiliare 80 Milano. Giusto. Vi chiedo subito come nasce questa attività, chi siete? Ma allora, questa attività nasce dopo un'esperienza di 15 anni nel settore immobiliare e dopo aver vissuto diverse realtà avevamo deciso che era arrivato il momento di aprire la nostra realtà, quindi la nostra attività, la nostra agenzia, e che fosse appunto un attimino più cucita addosso a noi in base a quello che noi siamo e come noi vogliamo affrontare appunto il mestiere dell'agente immobiliare e dell'agenzia immobiliare, che non è legata appunto solamente al discorso puramente agente immobiliare, ma è un percorso che accompagna il cliente a 360 gradi in tutta la sua fase appunto di vendita, di acquisto, di locazione, insomma un po' tutto quello che... Volevate distinguervi giustamente, esatto, no? Esatto. Dagli altri. Vi chiedo a questo punto l'approccio, magari proprio quando si parla di approccio con un eventuale cliente che voglia acquistare, che voglia vendere, come funziona? Immagino che ci sia anche un rapporto umano che si debba venire a creare, no? Assolutamente sì, certo, infatti la priorità nel legame tra il possibile venditore e l'agente immobiliare è la fiducia. Noi cerchiamo di appunto far traspirare la fiducia tramite i servizi che appunto diceva prima Stefano, di offrire una consulenza a 360 gradi, partendo da una consulenza per un mutuo, per una ristrutturazione, piuttosto che fornire il notaio, un tecnico che si occuperà poi di eventuali pratiche edilizie, urbanistica. Certo. Allora, mi piacerebbe farvi anche una domanda magari sul mercato immobiliare ad oggi, no? Mm-hmm. Ovviamente l'Italia, tutto il mondo anzi, ha passato un periodo particolarmente difficile, particolarmente drammatico. Vi chiedo se proprio anche il mercato immobiliare, in particolar modo su Milano, okay, ha risentito di questa botta, se così possiamo chiamarla. Certo, allora bisogna un attimino differenziare allora in questo caso il tipo di mercato, nel senso, okay, che se noi prendiamo il residenziale, il mercato delle vendite a Milano non ha subito un grandissimo calo. Anzi, i prezzi del valore di mercato sono rimasti praticamente gli stessi. E ci siamo accorti che ovviamente dopo 2 mesi di lockdown adesso le persone quello che cercano sono case con balconi, con terrazzi, con spazi aperti, perché dopo 2 mesi chiusi in casa adesso c'è bisogno anche di queste aree, di queste esigenze. Cosa che invece non è successa nel mercato delle locazioni. Il mercato delle locazioni è un mercato che è andato un attimino a rilento, sta andando a rilento, perché Milano è una città che ha bisogno di persone che vengono da fuori Milano, sì, e con il fatto che di stranieri ce ne sono pochi, gli studenti sono pieni di incertezze, e smart working, quindi gente che lavora da casa, diciamo che per quanto riguarda appunto le locazioni il mercato si sta... Ne ha risentito un po'. Sì, sì, infatti ovviamente la città, visto che noi abbiamo il nostro ufficio in una zona centrale, abbiamo visto che ci sono meno persone, ecco. Okay. Allora, mi piacerebbe anche a questo punto chiedervi se voi comunque durante il periodo del lockdown in generale avete avuto l'opportunità di continuare a lavorare in qualche modo, e adesso che diciamo c'è una parvenza di normalità, se siete tornati tra virgolette sul campo, se si può dire, no? Allora, durante il lockdown fisicamente no. Nel senso, no, noi fino al 4 maggio non abbiamo più potuto operare, tra virgolette. Però tutte le fasi precedenti e le trattative precedenti le abbiamo portate avanti telefonicamente o per mail. Questo ci è stato possibile. Invece fare un lavoro diretto, questo no. Certo. Il mercato che affrontate voi è solo quello di Milano o andate anche tra virgolette fuori piuttosto che in... Ma allora, noi non abbiamo diversi, cioè i limiti che ci imponiamo noi sono i nostri limiti, okay, di spostamento. Noi lavoriamo tranquillamente su tutta la zona di Milano in quanto abbiamo comunque l'ufficio, i due uffici direttamente a Milano, ma ci occupiamo comodamente di tutta l'Interland, quindi paesi appunto limitrofi a Milano. Ovviamente dipende da noi il quanto spostarsi, certo,
rispetto magari appunto dove siamo ubicati con l'ufficio. Su tutto il discorso che ruota intorno al mondo dell'immobiliare e dell'edilizia, qual è secondo voi uno dei punti fondamentali che avete riscontrato nell'apprendere una casa? Perché quando si prende una casa tante volte si dice è il proprio nido, no? Cioè certo. Andare a costruire un proprio nido, c'è molta incertezza magari anche solo da parte dei clienti. Avete giustamente dei mezzi con cui cercate di andare a plasmare quello che può essere un interesse a quel punto? Ma allora, sostanzialmente la parte iniziale la fa il cliente, nel senso sì. Che nel momento in cui il cliente si innamora poi dell'appartamento che noi andiamo magari a proporgli, e noi glielo andiamo a proporre in base magari a delle richieste che sono arrivate specifiche, a quel punto lì poi è molto più semplice. Ovviamente noi abbiamo tutta quanta una squadra che ci segue, sì. E che possiamo proporre appunto al cliente tramite i nostri servizi, e quindi possiamo permettere al cliente magari di ristrutturare o cambiare determinate cose che magari trova all'interno dell'appartamento che non gli piacciono, e quindi che gli permette di renderlo esattamente come voleva lui, senza dover per forza di cosa andare a interpellare lui stesso diverse figure, sì. A livello proprio di edilizia, di arredamenti, piuttosto che possiamo appunto proporre noi direttamente i nostri servizi, certo. In modo tale che loro, confrontandosi sempre con noi e quindi avendo sempre una sola figura di riferimento, però riescono a completare tutto quello tutto. Che è, certo. Sì, cerchiamo di legare al massimo il nostro cliente, ecco. Proprio, allora, stiamo entrando in dirittura d'arrivo, vorrei prendere un attimo di tempo per condividere i contatti su dove possiamo trovarvi. Il telefono di riferimento è il 351 14 09 882. Gli indirizzi sono quello di Corso San Gottardo 3 a Milano e quello di Via Renato Fucini 20 a Milano. Pagina Facebook Immobiliare 80 Milano, sito web immobiliare80milano.it, Instagram Immobiliare 80 Milano, indirizzo email darsena@immobiliare80milano.it. Che rapporto avete con i social? Noi siamo una radio molto social. Come funziona? Il social è lui, quindi adesso vi spiega lui come ci comportiamo con i social. Ovviamente nei limiti della conoscenza appunto del settore, non mi rendo mai conto degli orari che utilizzo per poi postare eventuali video o immagini dei nostri immobili. Ovviamente utilizziamo le classiche sponsorizzate, sì. Tra virgolette, Facebook e di conseguenza Instagram. E poi curiamo anche Telegram e YouTube, dove pubblichiamo i video, visto i vari il lockdown che c'è stato. Molte sono state le richieste che abbiamo ricevuto da persone che non abitano a Milano di ricevere video virtual tour degli immobili, quindi poi noi carichiamo su YouTube e direttamente negli annunci immobiliari. È una cosa, una particolarità che non si sente tutti i giorni, no, esatto. Poi noi lavoriamo in due modi: oltre al classico metodo tradizionale delle agenzie immobiliari, c'è l'opportunità di avere anche un'agenzia online, quindi chi ci contatterà direttamente dal nostro sito internet avrà dei vantaggi rispetto a chi visitate il sito internet. Esatto. Questo è l'invito che diamo. Esatto. Sì, grazie a Davide D'Ambrosio e Stefano Rapisardo per essere stati grazie con a voi. Grazie a voi. Ovviamente agli amici di Radio News 24 e di Live Social. Io vi ricordo che le nostre interviste continuano su queste frequenze e le potete trovare anche su Facebook alla pagina di Live Social Radio. Grazie a tutti e ovviamente buon proseguimento di serata. Live Social.